gli Zenga, allenatori. Il presidente della Lega le ha raccomandato buona educazione e quindi io la invito a mantenere questo tipo di contegno. Maleducato? Chi è maleducato? È lei? Assolutamente no. Non io. Assolutamente certo. No. Se lo ricordi bene, Variale. Noi stiamo facendo domande sulla così, partita, poi vedrà Zenga. Quanti allenatori parleranno con lei. Walter, però mi sembra Zenga, che il dibattito si stia facendo un po' troppo acceso. No, ma noi facciamo domande sulla partita, scusa, no, vabbè, Bruno, se poi no, no, vuole Variale, sulla lei faccia le domande sulla partita, della vita privata della gente o della vita delle altre cose, di quello che è stato. Pensi lei sa alle sue bene, Zenga, modo. Che si è comportato con poca educazione nei confronti di un collega. Lo sa bene e lo sa anche la Lega. E la faccia finita di parlare quando non ci sono le persone, parli in faccia. Guardi, parlo tranquillamente con lei e certamente le sue minacce la qualificano. Certo. No, voglio dire, quale minacce? Voglio dire. Anche quale su minacce? Questo. Vuole parlare quale della minacce? Partita, Zenga? Se vuole parlare della sì, partita, ne parliamo. Ecco, allora parliamo di Brienza. Un giocatore che oggi ha contribuito. Brienza, vede che è informato bene, a parte che è Mascara. Di Mascara, le chiedo come scusa. Come si agita? No, sono molto calmo, guardi, Zenga, io sono calmissimo. Abbiamo avuto problemi con persone questo... sicuramente che avevano qualche, diciamo così, un po' più sì. di personalità di lei, quindi si figuri. Vogliamo certo. parlare di Mascara? Variale, con lei non parlo. Ah, beh, se allora lei con me non parla, continua a violare le regole e viola anche quello che le ha scritto certo. il presidente della Lega Matarrese. Quindi si conferma benissimo. Uno che continua a fare uscite a vuoto. Va bene? Certo, preferisco fare le uscite a vuoto che avere a che fare con gente come lei. Guardi, Zenga, lei continua a offendere e no, deve stare un po' attento a quello che dice, Non... Oh, che paura che mi fa Variale, guardi, sono qua che tremo. Ma può pure non tremare, ma voglio dire, siccome ripeto, tremo, i telespettatori Variale. Possono mi giudicare i suoi proporre. Comportamenti, Zenga, Variale, noi siamo tutti tranquillissimi. Aspettavo questo momento per venire da lei a dirglielo. Allora, tutti possono giudicare i suoi comportamenti, Zenga. Tutti li possono giudicare. Lei è la veramente. Faccia insomma, finita, ma la faccia la finita faccia lei. Finita, Bruno, vuoi fare una domanda a Zenga? La devo fermare, Presidente. La devo sì. fermare perché siamo fuori tempo massimo. Io dico solo benissimo. Una cosa, però. In Spagna il fair play si vede anche in tribuna. I presidenti vivono, diciamo, seduti sì, fianco so. A fianco le partite in sì, Italia. Guardi, non accetto lezioni, abbia pazienza. Perché no, non è questione di lezioni, Presidente. È una constatazione di fatto, però. E vabbè, quando poi diventeremo un pubblico diverso, compreso anche i giornalisti, saremo tutti e compresi anche migliori. I presidenti e non solo i tifosi. Certamente sì, certamente va bene. Sì. Grazie bene, al Presidente. Sempre polemico lei, No, no, Presidente, io ho constato sempre, i fatti sempre. Sono fatti. No, sì, sono i fatti. Certo. I suoi non, i suoi non li guarda in Spagna i presidenti guarda, sono seduti fianco a fianco. In Italia mai. Fate quasi a botte, voglio dire. Ne parleremo un'altra volta quando ha più tempo, grazie. Benissimo, grazie. La precisazione a Variale. Variale, ho saputo che la prossima settimana sei stato messo fuori, Sì, da chi? Dal capo della RAI. Ah, meno male che telefona direttamente a Mazzone allora. Hai capito? Allora mo pure dente mettiamo quando noi allenatori siamo in panchina. Ci tiri fuori sempre questo, non è che ci fai un regalo. No! Guarda che non sto scherzando, ho saputo la fonte sicura, tu sai che io ho degli amici su Roma, Ci godremo la famiglia. È la potenza, mi sei. Lo so, a sta settimana state attento come ti comporti perché mi sai che te cacciano. Presidente Lotito, le faccio un'ultima domanda, ma mi deve promettere di rispondere rapidissimamente perché abbiamo Maran che ci sta aspettando. E ho capito però, scusi Variale, lei mi fa un'intervista, come dire, in conference call. Cominciamo male. Scusi, e mancanza di rispetto. Io le chiedo una risposta breve. Lo dico direttamente, breve, lei lo sa che poi mancanza di rispetto. Io faccio il presidente, non faccio il dipendente. Allora, se faccio il presidente, devo essere trattato da presidente. Le faccio allora una io, da normalmente presidente. I giocatori sono dipendenti. Allora, bene che lei... No, la prossima volta vuole fare una conference call, la faccio col mio modo. Presidente, va bene, presidente, tutto presidente. E basta. Pensi che questa sia o può diventare la tua migliore stagione come numero di gol? No, sto facendo bene, squadra fa bene e continuiamo. Sono contento di mia stagione fino adesso e spero di continuare. La Juve ha pareggiato, adesso il Milan è a più 4. Com'è essere passati dalla parte di quelli inseguiti, non più gli inseguitori? Ah, ma non è ancora finita, manca tante partite, adesso un po' a vantaggio, ma ogni partita può succedere tutto. Per il momento siamo 4 in più, ma manca tante partite. Allora oggi non ti arrabbierai con Allegri? Con chi? Con Allegri. Perché? Dopo la partita di Champions League eri un po' arrabbiato, oggi non ti arrabbierai. Ah, tu hai visto che ero arrabbiato? Così dicono, non è vero? Sì, ma dicono tanto anche, parlano tanto. Quindi non è vero? Sei uno di loro che parlano tanto. Oggi quindi sei sereno, sei felice? Sono sempre felice. Grazie. Mario, allora, abbiamo parlato di un Mario un po' nervoso durante la partita. Clarence Seedorf ha anche detto, si è chiarito con il compagno, perché c'era stato forse un malinteso. Com'è stata la tua partita e da un punto di vista non solo tecnico-tattico, anche da un punto di vista emozionale, ecco? È stata una partita normale, e non ho fatto il gol nel primo tempo, potevo tirare e basta.
non ho capito all'inizio la mia sostituzione, ma siccome lì in studio dicono che non sono un top player, magari è per quello. Senti, ti vedo, sei molto nervoso, ti vedo un po' arrabbiato, ecco. Io ho visto un gesto con Tarab, ma poi ti sei chiarito con Tarab, che non aveva capito forse un passaggio. Ma tutti quanti sono nervosi quando perdono, a nessuno piace perdere. Senti, poi ti lascio a loro. Io ho visto anche un Mario che va a trovarsi lo spazio anche un po' di fuori dall'area, distante dall'area. È lì che ti trovi meglio? Quando la palla non arriva in area devi andarla a prendere fuori dall'area. Oggi la Roma vi ha un po' ridimensionato. La Roma è forte, fa un gran gioco e ha meritato di vincere. Vi ascolta Mario. Giancarlo. Allora, io la critica che ti rivolgo proprio è quella che tu ti muovi veramente poco in campo, perché le tue qualità tecniche abbinate alla velocità e potenza, in quello saresti il primo al mondo. Secondo me, non so il motivo, insomma, probabilmente pensi che sia meglio giocare in questo modo, l'allenatore è già contento di quello che fai, però se tu ti riguardi le partite, vieni anticipato tante di quelle volte, perdi quei palloni, secondo me perché ti muovi molto poco. Chi sta parlando? Giancarlo Marocchi. Secondo me non capisci di calcio. Ah, vabbè, non puoi non essere d'accordo con lui, ma insomma ne ha giocato. Non capisci di calcio, non sono d'accordo, non capisci di calcio, basta. Non sei d'accordo è un conto, non capisci di calcio è un altro. Zvonimir Boban. Te lo dico io, fidati. Okay, Mario, non è bello quel che dice Giancarlo. È stato non mi interessa. Comunque, vabbè, può anche interessare. Non mi interessa. Vabbè, hai ragione, okay. Di pensare come vuoi. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come l'hai dimostrato? Io penso di essere un giocatore normalissimo. Io penso di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto allora di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Devo essere un fuoriclasse, ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre di fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da Mario. Noi speriamo che Mario. Si possa giocare anche male, bene, non c'entra niente. Sai perché, Mario? Poi tu lo puoi diventare un top player, è quello il tuo problema. Tu lo puoi diventare. Sì, ma di sicuro non per la ragione che dite voi. No, ma noi ci aspettiamo. E qual è la ragione, secondo te? La ragione non è quella che dite voi, no, la vedrò io col mister sui movimenti, poi c'entrano le partite, ogni partita è diversa. Sì. Se sono arrivato davanti alla porta una volta ci sarà qualcosa che non avrò fatto bene è io. È difficile la squadra, che tu, tuo talento riesca a materializzarlo con questi pensieri, guarda, mai minima autocritica. Io ho capito cosa tu vuoi dire, Mario, che molte volte non ti metto... È difficile, Mario, comunque, e ci dispiace, guarda che non è che ti odiamo, no, che parliamo. Non è questione di... Ma voi parlate sempre di Mario, Mario. Cosa dobbiamo fare? Il caso del giorno però non è questo qui, il caso del giorno è questo filmato che vediamo insieme, che riguarda un nostro bravissimo inviato. È un filmato che potrebbe dare delle turbe agli adolescenti, quindi mandate via gli adolescenti, vediamoci Alessandro Acciato, cosa è successo ad Alessandro Acciato, vediamocelo insieme. Mi passi la linea. Ale. Aspetti. Passi la linea. C'è il signor Gagliani su una cosa sui paganti, perché io ho detto paganti in realtà... Sì, aspetti. Dia l'auricolare, va. Sì. Avrò sbagliato io a dire. Sì, molto. No, intanto voleva. È arrabbiato. Sì, perché il signor Alciato dice 10.000 spettatori. Paganti, però ho sbagliato. Io. Insista, vada avanti così, no. Continua a insistere. Inducendo le persone che sentono la TV, che vedono Sky, che a San Siro c'erano 10.000 spettatori paganti. Si dà caso che ci sono anche 22.000 spettatori altrettanto paganti dotati di abbonamenti. Quindi i paganti sono 33.000 qualcosa. Quindi lei non può dire che c'erano 10.000 persone a San Siro, c'erano 10.000 paganti di questa partita e 22.000 che hanno l'abbonamento. Totale paganti 33.000. Adesso parliamo della partita. Va bene, allora. Avete visto Gagliani che era incavolato nero, ma Alciato ha detto che durante Milan-Zurigo c'erano 10.000 paganti, no? Allora, in effetti tutti i giornali hanno scritto così, guardiamo la Gazzetta dello Sport, come è giusto che si faccia, tutti i giornali, vedete lì c'è scritto paganti 10.000, abbonati 20, cosa sono?
22-23 mila quelli che sono, quindi quanti siamo qui in studio? Quanti siamo? Scusate, quindi si distinguono sempre i paganti dagli abbonati, è vero? No, è vero o no? Vero, quindi sì. Aveva ragione Alciato. Sì, sì. Alciato ha contrastato Gagliani, ma questo gli ha strappato il microfono. Quanti siamo noi oggi? 50. 50. Quanti paganti siete? No, nessuno può pagare. No, è vero. Scusa, quanti abbonati siete? Tutti siete tutti abbonati Sky? Hanno l'HD. Quindi non siete paganti, eh? Hanno l'HD ma non sono paganti. Luciano Spalletti, главный тренер Зенита. Luciano, понятно, что эмоции сейчас бьют, и эмоции негативные. Я так понимаю, да, вот как раз показывают нам часы, ну то есть основные претензии по поводу того, что было переиграно, да? Ma che emozione, ma che emozione, ma che cazzo dici, ma che emozione, che quale emozione, 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4:30, no, ma fa le cose regolari, fanno le cose regolari, com'è la regola, e si va tutto a posto, la regola è regola, perché l'ha fatta durare 20 secondi di più? Perché gli fa piacere così, per cui io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere. Ok, niente, вопросов. Ну что ж, ну что сказать? Трудно, конечно.